una delle voci, questa volta, è rimasta direttamente incisa senza microfono. Mamma registra su nastro magnetico voci di trapassati, o almeno noi crediamo che siano tali. Sono anni che accade. Ma in che modo? Mi spieghi meglio. Beh, con un registratore. Si lascia il registratore in funzione in una stanza chiusa con il microfono inserito. Più tardi si ascolta il nastro e si odono queste voci che si sono incise con una chiarezza sconvolgente. Ma stavolta si sono incise senza microfono, capite? Senza il microfono. Senta! Non è questo il pullman per voi, ho detto il pulmino azzurro! Scusi, ma questa è la voce del segretario, del ciccione. Appunto, aspetti. Lo vedevo sempre in fondo al viale. Where is Pippo? Ha sentito? Cosa ha detto? Ha detto Pip. È una voce che conosciamo. Ha parlato altre volte. Chiama sempre Pippo. Chissà perché, chi sarà? Lui si chiama Pippo. Io non ho sentito proprio niente. È una specie di un fruscio e basta. Esatto. Sì, ma... è proprio come dice lei, un fruscio, perché si tratta di un salto di frequenza da una dimensione a un'altra. E cioè... dalla loro dimensione alla nostra. Questo gli costa tanta energia. A loro. Sì. A loro chi? Ai morti. Anche se tentano di non farlo capire, poverini. Sono sempre così allegri, festosi, ridono. Si fanno certe risate. È ovvio aggiungere che è stato tutto esaminato, sa. Tecnici, testimoni. Tutto sotto controllo. Non c'è possibilità di manomissione. Senta. Pippo. Ha sentito? Questa volta è stato chiarissimo. Pippo. Gentili, mi vogliono dare il benvenuto. Che c'hai? Mica ti sarei fatto impressionare. Ma pensa quanti ce ne so dei Pippi al mondo, milioni. Mo proprio con te ce l'hanno, Marta. Sì, ma a volte mi pare di sentire che presto... Cosa? È difficile chiarire questa sensazione, ma è come se da un po' di tempo in cui le cose mi guardassero in maniera strana. Chi è che ti guarda in maniera strana? Le cose. Come se mi volessero salutare. Addio Pippo, addio, 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 addio Pippo. E non le è di conforto? Ah. Le vogliono bene. Mamma. Buon Natale a tutti i nostri...